Ciao a tutte ragazze, bentornate, benvenute sul canale e benvenute soprattutto in questo nuovo video. Sono veramente fomentatissima di girare questo video perché ho fatto un ordine, il mio primo ordine su Pink Panda e ho già spacchettato tutto. In realtà, più che aver spacchettato tutto, ho diciamo dato un'occhiata generale. Perché comunque ero molto molto curiosa di vedere come sarebbe arrivato tutto, eccetera. Volevo un attimino parlarvi di questo ordine in forma generale e dirvi come sono capitata su Pink Panda. In realtà è stata una mia amica, Adriana, che io ringrazio sempre tantissimo, bacio sempre, a indicarmi questo sito. Mi ha indicato che appunto lei stava facendo un ordine in cui prendeva un calendario dell'avvento, quello della Makeup Revolution. Quindi, se magari siete curiose, poi andate a vedere magari il suo video, perché sicuramente credo che lo farà. E insomma, mi sono avventurata e ho guardato su questo sito e ho visto che praticamente con un determinato ordine davano in regalo lei la Halloween Mystery Bag, dove all'interno ci sono dei prodotti make-up dal valore di 17 euro. Adesso io ve la faccio vedere. E in realtà questa è proprio una cosa che io non ho aperto, perlomeno l'ho aperta come potete intuire, però non ho spacchettato le cose all'interno. Quindi ho visto solo che cosa era effettivamente arrivato, ma devo ancora spacchettare. Questa mystery bag, tra l'altro si può forse ancora prendere sul sito, comunque era disponibile se spendevate almeno 20 euro, se non sbaglio, di prodotti. Quindi io ho fatto un ordine e ho preso diverse cose. Tutte della Makeup Revolution, tra l'altro, e adesso vi faccio vedere. Io la Makeup Revolution comunque la conosco perché avevo una volta preso la Iconic One, che era il dupe della Naked 1, e quindi avevo preso, diciamo, la palette e conosco la qualità della Makeup Revolution. Sono veramente degli ottimi prodotti che costano poco. È vero che vi consiglio, quando le acquistate, di sfruttarle il più possibile nel primo anno di vita, comunque entro la scadenza, perché poi effettivamente cominciano a non scrivere del tutto. Quindi io proprio per questo avevo poi fatto un decluttering, avevo deciso di buttare via l'Iconic One, però al tempo stesso l'avevo sfruttata tantissimo. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere cosa è arrivato. Io come spese di spedizione ho pagato solo 5,99 e ho pagato in contrassegno, quindi non ci sono spese di contrassegno. Allora, arriva tutto all'interno di questa busta bianca che è semplicemente chiusa da un adesivo con scritto Pink Panda. Poi tutto il mallocco arriva all'interno di questa carta che è bellissima, comunque questa carta make-upposa. E poi qui all'interno troviamo le palette. Adesso io levo tutto perché sennò non so come farvi vedere. Questa qui l'apriremo insieme dopo, così per metterci un po' di ansia. Comunque all'interno della busta c'è la Pluriball, quindi arriva tutto, cioè ogni palette, io ho preso solo palette in pratica, adesso vi faccio vedere, è tutto 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 con le Pluriball. Io già l'ho aperto, quindi per questo trovate un po' tutto confusionario. Allora, io ho preso delle palette della Makeup Revolution e adesso ve le faccio vedere. Allora, la prima parte del pacchettino ne contiene due, come vedete. Sto cercando di farvi vedere com'è arrivato. Comunque, tutto arrivato avvolto, ogni paletta era avvolta. E ho preso intanto praticamente queste palette. Ve le faccio vedere una a uno. Allora, la prima che vi faccio vedere è la più particolare, è la Reloaded e si chiama Iconic Division, ed è questa palettina qua. Allora, queste palette hanno 3, 6, 9, 12, 15 ombretti e questa, come potete appunto vedere, comunque la confezione della Makeup Revolution presso a poco è questa qui con la parte appunto trasparente, e state attenti a questi pack perché
non durano nulla. Praticamente questa è molto autunnale e la cosa bella di questa paletta è che ha tanti verdi che però non sono i classici verdoni, il classico verde teal, verde petrolio, verde acqua, eccetera, ma sono dei verdi comunque autunnali abbinati a degli arancio, dei malva. Insomma, mi è piaciuta tantissimo la composizione e il range di colore di questi ombretti. Ovviamente non riesco a sbocciarveli tutti, magari poi vi farò dei video palette per palette. Questo appunto vorrei farlo in generale con molte delle mie palette, proprio per parlarvene bene, però ve ne swatcho qualcuna. Allora, sono curiosissima di provare questo giallo ocra. Ve li swatcho così, anche perché anche swatchandoli comunque sul braccio, adesso lo proviamo, però la resa reale degli ombretti si vede poi sugli occhi, quindi magari faremo un get ready with me. Voglio swatchare questo verde qui, che è un po' più scuretto, meraviglioso, anche questo un colore matte, come vedete, ora poi vi avvicino tutto. Voglio provare a swatchare questo qui. Allora, questo è un po' meno burroso, un po' meno scrivente, già ho visto che comunque il glitter se li mangia un po', però è molto luminoso, vedete, è molto riflettente. E poi l'ultimo, sbocciamo questo malva qui. Sì, dai, questo è burrosissimo. Questo è il migliore di quelli che ho sbocciato, ragazze. Ecco qui. Comunque sono molto burrosi, soprattutto quelli matte. Adesso vi lascio un po' qui gli ombretti, vi faccio vedere appunto questi. E questa è appunto la palette. Ok, spero che vi siate fatti un'idea. Io mi pulisco e andiamo avanti con le altre palette. Appunto, vi ripeto, mentre mi pulisco, ditemi anche un po' voi come preferite, cioè se preferite un video in cui vi faccio vedere tutti gli swatches e poi magari proviamo a fare un trucco insieme, oppure se preferite magari dei video in cui semplicemente, non so, faccio semplicemente il trucco, semplicemente ve li swatcho, magari le mettiamo in confronto tutte e tre insieme, non so, ditemi un po' voi. Come preferite. Io, se posso, vorrei fare dei video dedicati ognuno a una diversa palette. La seconda che ho preso, e queste sono le due che comunque mi piacciono di più, è sempre una Reloaded e si chiama Neutrals Free. Anche qui abbiamo 15 colori e questa, come vedete, è sui toni del rosso, rosato. Toni caldissimi, caldissimi. Anche qui abbiamo un verde grigio, non è proprio uguale, non mi sembra che sia proprio uguale, però anche qui abbiamo una sorta di verdone. Qui abbiamo più colori appunto shimmer ed è veramente bella. Anche qui sfociamo qualcosa, sfocerei questo colore qui, bellissimo. Stupendo questo, sì, qua sono asciutta, cioè questo è luce pura, ragazze. Quest'altro colore qui, questo rame, cioè questi colori sono meravigliosi, io li adoro. Questi sono magari meno borrosini rispetto agli altri. Swatchiamo ora qualche matte come questo color caramello. Ecco, i matte sono burrosissimi comunque. Però li trovo molto più scriventi come palette. E l'ultimo swatchiamo questo viola. Comunque, ovviamente, poi le palette sono pigmentatissime, magari un pochettino polverosine, però ci sta, ragazze. Mi stavo dimenticando di dirvi che queste palette costano 4,99 l'una. Quindi si capisce che anche se il prodotto è un po' polverosino, anche se non vi durano tutta la vita come una naked, però insomma sono sempre palette da 4,95. Quindi questa è la seconda palette e mi lavo un attimino, mi pulisco in modo da farvi vedere poi la prossima palette. Allora, qui le altre due che ho preso sono diverse. Allora, ne abbiamo un'altra che, se non sbaglio, è sempre della serie Reloaded, esatto, però questa si chiama Visionary.
Ed è una palette un po' diversa dal solito, perché è diversa da quelle che io ho, cioè non avevo palette sui toni del viola, o comunque non una palette dedicata al viola, magari dei viola, dei fucsia, qui e là, sì, ho ad esempio una di Avon, ma non sono comunque questi colori, e la palette è questa qui, cioè, questa è con toni tutti tutti freddi. Però è molto bella perché accoppia dei colori comunque nude, dei colori appunto molto più particolari. Questa forse fra tutte le altre tre, sì, è un po' più completa. Se la batte con la prima che vi ho fatto vedere, che si chiamava Iconic Division. Swatchiamo anche qui. Qui vado a swatchare sicuramente questo viola. Bellino. Un po' di più questo viola qui, poi mettiamoci questo rosa, così proviamo anche l'altro finish. Ok, questi sono molto riflettenti questi colori. Poi abbiamo qui qualche matte che però è dei glitter, cioè guardate quanto è intenso questo, è intensissimo. E glitter ci sono e non ci sono una volta che lo sbocciate. E vorrei provare adesso un nude, proviamo questo marroncino chiarissimo, cioè meraviglioso, questo è burro, guardate che belli, forse mi piacciono molto di più quelli neutri che quelli rosa, però sono veramente belli, guardate, spero che riusciate a vedere tutto per bene. E comunque, dopo averli swatchati, vi posso dire che quelli glitterati, se magari prendete queste palette per i colori glitterati, magari vi direi di lasciare stare, perché sono quelli che al tatto, poi non so come andranno sull'occhio, però al tatto non mi sembrano i migliori glitter del mondo, i migliori satinati del mondo, però su quelli matte, se vi piace il range di colori, sono assolutamente da prendere queste palettine. Ve le faccio rivedere velocemente e poi passiamo a quelle altre cose che ho preso. La Iconic Division sui toni del verde, comunque sui toni autunnali. La Neutrals sui toni neutri caldissimi, sui rossi, e Visionary invece sui toni freddi. Ok, l'altra palette che ho preso è dell'ultima parte del mio acquisti, dopodiché apriremo la mystery box. È sempre della Makeup Revolution, però la Soft X Revolution Extra Spice. Ho voluto prendere questa palette che ha comunque anche qui 3, 6, 9, 12, 15, 18 ombretti in questo caso. Ok, sono 18 ombretti e mi è sembrata molto più particolare. Mentre quelle costano 4,99, questa mi è costata 11,99, ma se non sbaglio era in offerta. Allora, la palette si presenta così, ok, quindi si presenta con questa plastica che leviamo. Questa era tutta circondata dalla plastica, a differenza di queste che avevano semplicemente una plastichina qui. Io però ho tolto tutto per evitare di perdere tempo durante il video. Ok, e questo pack è bellissimo perché comunque è specchiato. Però so già che si riempirà di manate, vabbè, come già comunque è, però è meraviglioso questo pack. Ultra Shadows Professional, vabbè, l'apriamo subito. All'interno uno specchio enorme, ragazze. La plastichina, che adesso leveremo, e questo specchio enorme, guardate, che però vi vado a coprire. E questa è tutta la selezione di colori, cioè, sono meravigliose, ogni colore ha il suo nome tra l'altro, quindi questa la rende, aspettate che vi metto la carta, questa la rende anche un pochettino, se vogliamo, un po' più professionale rispetto alle altre, ma devo dire che sono meravigliose, un range colori spettacolo, cioè anche solo per questa, ragazze, ne vale la pena. Abbiamo la maggior parte degli ombretti comunque matte, poi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ombretti shimmer e ci sono alcuni ombretti che hanno dei glitterini. Anche qui ve ne swatcho qualcuno, vi swatcho questo qua che è 21,
mi sembra molto particolare, è un rosso quindi è particolarissimo, anche se poi una volta swatchato magari dovete insistere un pochettino di più, però sono pigmentatissimi. Poi abbiamo Infinity, che è questo argento che mi attrae tantissimo, meraviglia, cioè di che stiamo parlando. Romance, che è quest'altro glitterato, questo qua io adoro i colori caldi, comunque si capisce, non so come la fotocamera si è illuminata di menso all'improvviso. E poi proviamo Vitamin C, che io il giallo lo adoro in tutte le sue sfumature, è burrosissimo questo colore, cioè guardate qua, è meraviglioso. E questi sono alcuni swatches di questa palette qui. Io, ragazze, cioè per 12 euro ero veramente molto tentata dalle nuove palette di Essence, ma sono realmente molto contenta di aver preso piuttosto questo. Cioè questo brand, la Makeup Revolution, rispetto alla Essence, che comunque anche quello è un ottimo brand, però ha dei prodotti che sono un attimino più professionali e che costano veramente poco. Quindi questa palettina costa solo 12,90 euro, quindi di che stiamo parlando? Ma bene ragazzi, arriviamo al momento che tutte voi e soprattutto io stavate aspettando, perché vi faccio vedere che cosa c'è all'interno della Mystery, della Halloween Mystery Bag Volume 2. Perché era già stata lanciata questa promozione e poi comunque, date le richieste, si è andato diciamo un po' avanti con la promozione per qualche altro giorno. Ora non so se hanno fatto una edition 3. Allora, tiro fuori tutto e vi faccio vedere. No, mi è caduta una cosa. Però adesso la prendiamo subito. Ok, allora cominciamo dalle cose più intuitive, più facili. Allora, sono arrivate 4 maschere della Montaigne Jeunesse, io non so se si chiamano così o meno, ragazze, scusatemi. Praticamente sono delle maschere duo, quindi io avevo letto sul sito, perché poi nella fattura vi arrivano le cose che ci sono nella mystery box, però non sapevo se erano due uguali o due diverse. Sono molto contenta che siano due diverse. Allora, è una la Mood Pack, che è questa qui, e l'altra è la Rosa Amore, quindi questa è con rosa, penso che sia rosa canina forse, comunque c'è l'italiano? No, e va bene, non c'è, comunque sono, leggo qui, sono rilassanti per 15-20 minuti. Sì, si usano 15-20 minuti la Mood Pack e 10-15 l'altra, quella alla rosa. Ma andiamo avanti. E poi abbiamo due peel off, quindi penso che siano quelle che poi si tirano via. Uno al questo qui, Passion Peel Off, che è al melograno e fiore della passione, Passion Flower, cos'è? E un altro al limone, Limon Zed's Peel Off. Quindi sono arrivate queste 4 maschere, ottimo, ultimamente ho solamente maschere, ma va bene. Poi apriamo subito questo primo pacchettino, ho tutte queste pluriball, ci divertirò un sacco, proprio un sacco, un sacco, un sacco, ce la posso fare, ok. È un blush della Makeup Revolution, mi sa, ok, sì, della Makeup Revolution, ed è il blush Wow, mi ricorda tantissimo anche nel pack, e penso che proprio per questo motivo al prossimo decluttering lo leverò, perché non riesco ad aprirlo, forse c'è qualche cosa, sì, c'è una cosa da levare. Mi ricorda tantissimo un blush della MUA, che è il... ok, si è fatto. Ok, che è questo qui, ve lo faccio subito vedere, vedete come pack, che è il Marshmallow, però quello della MUA è molto più intenso, io ho fatto anche il buchino. Comunque, questo qui, cioè spettacolo ragazze, spettacolo.
guardate. Ragazze, la batteria sta finendo il tempo, quindi ci vediamo nella seconda parte del video se non riesco ad unirli. Ci vediamo lì. Pubblicità.